Cari amici, bentornati a Sfida Vincente. Anche oggi con noi un ospite di eccellenza della nostra bellissima regione Piemonte. Siamo qui oggi con un'imprenditrice di seconda generazione, una ragazza giovane e molto molto in gamba. Oltre ad essere una brava ragazza, è un'imprenditrice molto affermata che sa sviluppare delle sue competenze nella propria azienda di famiglia. Questa azienda è un'azienda della provincia di Cuneo che nasce nel 1966 da suo papà, lo zio, cugino e da un loro amico. Tanto è vero che all'inizio il nome della società è proprio il nome che comprende i primi nomi delle persone, quindi Caffè TM. Poi l'evoluzione che lei ci racconterà lo farà diventare Torrefazione Caffè Excelsior. Abbiamo qui in studio con noi oggi, oltre al nostro pubblico che ci dà come sempre una mano a fare le domande al nostro ospite, la dottoressa Nicoletta Trucco, socia e amministratore della Torrefazione Caffè Excelsior. Ciao Nicoletta, ben arrivata. Ciao Alessia, ti ringrazio per l'invito e saluto il pubblico che ci segue da casa. Allora Nicoletta, cosa significa produrre e vendere caffè? Bella domanda. Intanto immagina Alessia che il caffè dopo l'acqua e la Coca-Cola è la terza bevanda più consumata al mondo. Ogni giorno se ne consumano circa 4 miliardi e mezzo di tazzine. Noi italiani in quanto consumo non scherziamo perché è stato stimato un consumo pro capite annuo pari a 4 kg e mezzo. E peraltro non siamo nemmeno i primi in classifica nella classifica mondiale che vede ai vertici i paesi del nord, in primis la Danimarca che ne consuma circa 12 kg, segue la Svezia, segue il Belgio, l'Olanda, i Paesi Bassi in generale, la Germania e la Francia. Quindi questo significa, è un dato molto importante, significa che il caffè ormai è diventata la bevanda di tutti i giorni che abbraccia l'intera popolazione mondiale. Però dietro al rituale di bere una tazza di caffè si nasconde un mondo immenso fatto di grandi paesaggi, di luoghi di produzione meravigliosi, una grandissima lavorazione, processi di trasformazione importanti che differiscono tra loro a seconda della realtà e dell'approccio con cui si vuole lavorare questo splendido prodotto. Quindi se vogliamo un po' entrare nel vivo dell'attività, della mia attività, certo. È un'attività che non è stata, diciamo, improvvisata. L'anno prossimo noi festeggeremo 50 anni di attività. Ringrazio sempre mio papà per avermi, tra virgolette, consegnato questa sua prima figlia per le mani insieme a mia sorella Roberta. Tanto mentre tu stai parlando stanno scorrendo delle immagini bellissime, tipo in questa stiamo vedendo te insieme a tua sorella Roberta, no? Molto unite sì. In mezzo a questo caffè. Anche perché in realtà c'è una frase che a noi piace un po' ricordare, no? Che dice: in Italia il successo non è proporzionale alla qualità, almeno qualcuno ama dire questo, e si dice che un tronista risulta più popolare di un attore che fa il suo mestiere da quasi 30 anni. Qui stiamo parlando di oltre 50 anni di attività. Cosa ne pensi di questa affermazione? Beh, io penso che purtroppo in parte mi trovi d'accordo con questa frase, però ho anche sentito dire che niente è tanto provvisorio quanto è successo. Figurati che l'altro giorno stavo leggendo un articolo su una rivista che diceva che oltre il 40% delle aziende che nel 2000 erano il top della classifica di Fortune nel 2010 erano completamente sparite. Quindi vuol dire che il successo è sicuramente una qualità che va sviluppata. Dietro il successo c'è un lavoro fatto di impegno, fatto di responsabilità, fatto di formazione continua, quindi è un qualcosa che progredisce continuamente. Per quanto riguarda il mio settore, chiaramente spesso le aziende di maggior successo, ovvero le più note, per far volumi, per fare quantità, per soddisfare la sempre crescente richiesta del mercato, devono un pochettino abbandonare l'aspetto della qualità. Ben venga, perché è tutto a mio favore, perché io, dovendo soddisfare delle domande un pochettino più di nicchia, ho la possibilità invece di concentrarmi su quello che è l'aspetto poi principale cardine della mia azienda, che è sicuramente la qualità. Qualità nella selezione delle materie prime all'origine, ma soprattutto una qualità nell'ambito della lavorazione. C'è una cosa che mi è piaciuta molto, perché poi noi ci siamo trovate un po', insomma, oggi pomeriggio, no? Prima di vederci questa sera qui in GRP, e tu mi hai detto che tu e tua sorella siete state svezzate a cucchiaini di caffè, e questo mi è piaciuto tantissimo, no? In che senso? Nel senso che, insomma, il primo caffè non l'avrete bevuto, insomma, un giorno, quando avete un mese, due mesi, però poco ci manca. Sì, penso che i primi caffè in realtà fossero dell'acqua corretta con del caffè. In effetti hai ragione, perché poi la prima attività, la prima torrefazione è stata impiantata in un'area di vita appositamente a quello nell'abitazione dei miei genitori nel comune di Varzolo. Quindi io ho dei ricordi vivissimi di questa esperienza lavorativa di mio papà. Ricordo quando
a casa si giocava piuttosto quando facevo i compiti respiravo proprio l'aroma di caffè. Tante volte in momenti di noia andavo proprio in produzione a aiutare mio papà a svolgere quelli che erano dei lavoretti semplici per la mia portata, come appiccicare le prime etichette sui pacchettini piuttosto che aiutare a scatolare o ancora perché aiutare... tu e tua sorella avevate le manine piccole, no? Esatto, perché eravate piccole, esatto. Quindi riuscivate a chiudere molto bene questi sacchetti di caffè, esatto. Questi pacchettini. Esatto, e anche qui comincio a vedere come sono cambiati i consumi e l'utilizzo del prodotto, perché una volta si utilizzava tantissimo il prodotto macinato moka nel pacchettino da 2,5 etti, il pacchettino ha una dimensione comunque ridotta, quindi certo. La manina di un bambino entrava perfettamente. Io voglio immaginare che gran parte del lavoro quel tempo fosse frutto mio, ma non penso che sia esattamente così. Però da qualche parte, insomma, bisogna pure iniziare, esatto. No? Voi siete sicuramente un'azienda di eccellenza, Excelsior, che già rimanda un po' all'eccellenza, no? Nel nome, alla qualità, all'innovazione, però nel rispetto della tradizione, no? Avete sicuramente dei concorrenti, come ve la cavate con loro? Beh, si dice che la concorrenza è un po' l'anima del commercio, quindi la concorrenza oggigiorno deve essere uno stimolo per migliorarsi costantemente, per mettersi costantemente in discussione, per cercare delle novità, per cercare comunque di emergere all'interno di un mercato profondamente competitivo. A me non piace parlare male della concorrenza, chiaramente nel mercato c'è spazio per tutti, quindi ognuno ha il suo settore, ognuno riesce a ricavarsi le proprie nicchie per poter promuovere al meglio il prodotto. Chiaramente quali sono le leve che noi utilizziamo? Ripeto, sarò ripetitiva, ma un prodotto di eccellenza, materie prime all'origine di elevatissima qualità, un servizio personalizzato proprio al cliente, perché il fatto di essere una realtà molto piccola ci rende anche facile diventare flessibili, elastici e secondare quelle che sono le richieste di una clientela che altrimenti dovendo produrre numeri è difficile fare. Massima attenzione verso il cliente. Massima attenzione, massima disponibilità, presenza fisica della proprietà. Certo, credo che sia assolutamente fondamentale, soprattutto nelle piccole e medie imprese che poi rappresentano il tessuto economico non solo della nostra bellissima regione Piemonte, ma proprio del nostro sistema paese Italia. Secondo te la concorrenza in passato era più forte? La concorrenza è cresciuta, forse una volta c'era più concorrenza in termini numerici, oggi la crisi comunque ha mietuto le sue vittime e quindi alcuni ce l'hanno fatta, noi ringraziando continuiamo a lavorare bene. La concorrenza è sicuramente cambiata, oggi forse è più forte dal punto di vista di utilizzo di determinati strumenti. Io non so se ti ricordi, qualche anno fa c'era una canzone degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche chi avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Certo. Questa era una provocazione molto forte, però è molto molto attuale. In momenti di grande crisi purtroppo ci sono delle realtà, dei pubblici esercizi che necessitano di ottenere dei finanziamenti per poter proseguire l'attività, ecco che talvolta alcune imprese si sostituiscono un po' alle banche in questa situazione. Questo non è il nostro modo di operare, comunque ripeto, c'è spazio per tutti nel mercato, quindi ben venga la concorrenza. Assolutamente sì, ma sostanzialmente la tostatura e la commercializzazione del caffè, no? Per quanto riguarda la tostatura, quindi per quanto riguarda proprio la produzione di questo pregiatissimo caffè, dove acquistate le materie prime? Allora, noi oggigiorno acquistiamo da oltre 17 paesi nel mondo. In realtà la definizione di questi paesi è poi il frutto di un lunghissimo percorso che ha intrapreso mio papà all'inizio dell'attività, quindi un percorso fatto di viaggi, di scoperte, di visite proprio ai paesi dove viene coltivato il caffè. Tu immagini che il caffè cresce generalmente nelle fasce tropicali e nelle fasce equatoriali, quindi cresce nell'America centrale, nell'America latina, nell'Africa, nell'Indonesia. I maggiori produttori al mondo sono il Brasile, il Vietnam, la Colombia, segue il Messico, il Costa Rica e il Nicaragua, quindi il caffè cresce ovunque e ne sono state codificate tantissime specie. Quelle che forse noi conosciamo meglio sono la specie arabica e la specie robusta, che poi differiscono tra loro in modo significativo per quanto riguarda i termini di resa in tazza, no? di gusto, di aroma, di tenore di caffeina. Ecco, andare a individuare le migliori qualità all'origine e assicurarsi che queste qualità vengano raccolte con il giusto metodo, e poi qua sarebbe carino anche aprire una parentesi sui metodi di raccolta del caffè, certo. È sicuramente un modo per avere un prodotto selezionato. I nostri prodotti sono selezionati perché vengono raccolti manualmente sulla pianta con il metodo picking, quindi nel momento della raccolta immagina che sulla pianta coesistono diverse drupe a diversi stati di maturazione. Se l'operatore va a cogliere solamente la drupa matura, chiaramente abbiamo un'ottima selezione del prodotto. Poi c'è tutta la fase
che segue di insacchettamento e selezione per poi arrivare ai porti di destinazione principali e poi nei nostri magazzini. Quando abbiamo iniziato la puntata poco fa vi ho detto bella e brava, e come avete potuto sentire sicuramente, oltre ad essere bella, è anche molto brava, ma soprattutto molto competente nel suo settore. Questo anche a dimostrazione del fatto che gli imprenditori di seconda, di terza, di quarta, di quinta generazione sono competenti, hanno voglia di fare, ma soprattutto hanno voglia di poterlo fare rimanendo in questo paese. Prima di lasciarvi per un pochino di pubblicità, mi piacerebbe leggervi questa frase: ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè. Questa la disse Thomas Eliot, ma ci vediamo fra pochissimo. Cari amici, eccoci ritornati a Sfida Vincente. Questa sera qui con noi abbiamo la dottoressa Nicoletta Trucco, socia e amministratore della Torrefazione Caffè Excelsior. Eccoci qua Nicoletta. Sì, eccoci. Ben ritrovata. Grazie. Entriamo un pochino più nel vivo della tua attività a livello familiare. I membri della tua famiglia lavorano tutti in azienda? Certo. Siamo in quattro, siamo io, mamma, papà e mia sorella Roberta. Come ti avevo accennato, sono di seconda generazione di questa attività. Papà aveva avviato l'attività nel 66, quindi l'anno prossimo ci accingeremo a festeggiare il cinquantenario e siamo onorati di poter essere, diciamo, i fautori anche del successo di questa azienda. Ognuno di noi chiaramente ha le sue competenze all'interno dell'azienda, però non mi nascondo dietro un dito, papà è sicuramente la figura che meglio conosce tutta l'attività dell'azienda, la conosce a 360 gradi proprio perché ne è stato il fondatore, quindi qualsiasi fase della lavorazione, della trasformazione, della tostatura, l'acquisizione delle materie prime, i contatti con i clienti più importanti, alcuni clienti direzionali continuano comunque e vogliono il piacere di essere seguiti direttamente da lui. Per quanto mi riguarda, io sono più specializzata nel settore dell'export, mi piace viaggiare, mi piace interfacciarmi con nuove culture, quindi sicuramente per me è stimolante poter diciamo contribuire al successo anche dal punto di vista dell'esportazione. Sono rientrata solamente la scorsa settimana da un'importante fiera di settore, la fiera di Anuga a Colonia. Annualmente partecipiamo a delle importanti fiere, quest'anno è toccata l'Anuga, l'anno scorso il SIAL, ma partecipiamo anche a fiere di caratura nazionale come il Tutto Food di Milano piuttosto che il Cibus di Parma, senza tralasciare comunque la nostra terra, la provincia Granda, che ci ospita sempre molto volentieri. Quindi partecipiamo alla grande fiera d'estate piuttosto che alla fiera del Marrone. Sicuramente partecipare a esposizioni di carattere nazionale o di carattere internazionale è fondamentale per far conoscere il proprio prodotto. Sì, direi che oggigiorno è uno delle leve fondamentali per poter promuovere l'attività al meglio. Poi, come tutte le cose, più partecipi, più sei conosciuto, più richiedono la tua presenza e quindi diventa sempre più piacevole poter partecipare, confrontarsi con nuove culture, confrontarsi con nuovi mercati, con esigenze sempre più variabili. Ma tornando alla tua famiglia, è facile collaborare con la propria famiglia in azienda, anche se ognuno poi ha dei compiti molto precisi, molto ben definiti, però è facile lavorare insieme? E questa è una bella domanda, guarda, sarei falsa nel dirti che è sempre tutto rose e fiori. Chiaramente all'interno delle famiglie, a livello societario, ci sono dei momenti in cui si verificano delle discrepanze, però forse il bello di avere una famiglia è proprio questo, il fatto di poter parlare e il fatto di avere la certezza che tutto si risolve abbastanza nell'immediato. Io, Roberta, poi mia sorella, siamo particolarmente unite, particolarmente coese nella vita e nel lavoro, figurati che io e lei abitiamo nello stesso palazzo, nella porta accanto, lavoriamo insieme, mangiamo insieme, abbiamo le stesse compagnie, quindi tutto contribuisce a creare un rapporto che poi si solidifica a livello lavorativo. Beh, questo credo sia assolutamente molto importante, anche perché poi avere un sostegno non solamente durante la quotidianità lavorativa, ma anche poi al di fuori, stare sempre insieme è sicuramente un bel appoggio. Adesso però passerei il microfono al nostro Davide, che ti voleva fare una domanda. Ciao Nicoletta, io sono uno studente di giurisprudenza e vorrei sapere se per te è corretta questa affermazione. Si dice che basti mettere una caffettiera sul fuoco per riempire una stanza. Beh, bellissima questa domanda. Sì, è vero, mi trovi pienamente d'accordo. Io non posso immaginare di alzarmi al mattino senza aver bevuto prima uno, due, tre caffè. Immagino anche quando lunedì vado in ufficio, quindi rientro nel caos quotidiano magari dopo aver trascorso un piacevole weekend di tranquillità.
il lunedì diventa sempre un momento abbastanza caotico in cui sulla scrivania si accavallano parecchie cose da fare e guardando l'orologio alle 10 del mattino mi sento già più rilassata perché so che a breve avrò la mia terza pausa caffè. Il caffè è sicuramente un motivo fondamentale per riuscire a ritrovarsi, creare un momento di relax, un momento di compagnia e sicuramente una leva sociale molto importante perché il caffè quando vai a fare la pausa alla fine lo bevi non in solitudine ma esatto, anche un in momento compagnia. Per socializzare, esatto, no? Per esatto. Scambiare due chiacchiere. Ma se pensiamo anche in passato era già così, pensiamo ai caffè letterari, il caffè veneziani piuttosto che i caffè parigini, qui i letterari, gli artisti, i politici si trovavano per discutere di importanti faccende a livello politico, economico, sociale piuttosto che artistico, quindi è diciamo un retaggio che ci portiamo già dal passato e non dimentichiamo tutti i benefici che anche a livello salutistico il bere il caffè benefici. Dicene alcuni. Tantissime, delle ottime proprietà antiossidanti, agisce in modo benefico sul fegato, sullo stomaco, pare addirittura che contribuisca alla riduzione dei sintomi legati al morbo di Parkinson o dimezza addirittura il rischio di contrarre il diabete, oltre che migliorare notevolmente le performance sportive e professionali. Quindi sicuramente una tazzina insomma, al giorno leva il medico di tono, in realtà tutti ne prendiamo sempre alcuni in più e fa sorridere poi come in realtà noi italiani, mentre in tutto il resto del mondo quando si beve il caffè richiedono una tazza di caffè, una tazzina di caffè e noi quando siamo magari in un bar o in un ristorante diciamo insomma macchiato caldo, macchiato freddo, caffè lungo, caffè corto, quindi abbiamo sicuramente all'interno poi di quello che chiamiamo caffè tantissime differenze perché ognuno ama un po' prendere il caffè come preferisce, però prima quando mi stavi raccontando insomma del metodo di produzione, quindi dove acquistate le materie prime, ti volevo ancora chiedere questo perché lo trovo molto interessante, anche sotto un punto di vista ambientale, sapendo che ultimamente l'ultima enciclica del Santo Padre è proprio tutta rivolta al bene dell'ambiente e al bene del creato, ma voi cosa fate dei vostri scarti di lavorazione? Guarda, io per quanto riguarda il mio settore, il settore della torrefazione, io in realtà lavoro un ingrediente unico che è il caffè, quindi non ho un assemblaggio di ingredienti diversi, per cui di scarti di produzione ne ho veramente pochi. In realtà un consiglio che possiamo dare a casa è sicuramente come utilizzare a casa propria gli scarti del proprio caffè, il fondo del caffè, perché leggevo l'altro giorno su internet ci sono tantissimi suggerimenti utilissimi anche simpatici di cui io peraltro non ero anche a conoscenza. Intanto per citartene alcuni può essere carino e utile utilizzarlo come deodorante naturale per il frigorifero. Questo non lo sapevo, sì, sinceramente. Come il bicarbonato di sodio lo si inserisce in un bicchierino, lo si mette all'interno del frigorifero e magicamente assorbe i cattivi odori. Leggevo anche che è un potente antipulci per i cani, cosa sicuramente fa abbastanza sorridere. Per chi ci ascolta da casa sono due utilizzi sicuramente utili e pratici soprattutto. Ha poi, delle no? grandissime proprietà snellenti, se pensiamo la caffeina è un po' l'eccipiente principale in cosmesi e nella farmacologia, certo. Per cui sicuramente ha delle buone proprietà drenanti, sgonfianti e eccitanti. Altri utilizzi carini di cui se ne può fare, anzi leggevo l'altro giorno che una startup in California ha decretato il suo successo proprio utilizzando i fondi di caffè. Perché dall'utilizzo dei fondi di caffè si possono coltivare i funghi, addirittura vendono online dei kit apposta per la coltivazione dei funghi in casa. Quindi ecco, secondo te questa cosa che sta succedendo in California, mi hai detto, no? Quindi la terra in cui i nostri cervelli, molti dei nostri cervelli purtroppo vanno e migrano, perché è un po' una terra di speranza, ma non di false speranze, in realtà molte start-up che non riescono a svilupparsi nel nostro paese vanno lì e comunque hanno sicuramente più possibilità. Forse perché, diceva un ospite che abbiamo intervistato qualche puntata fa, in Italia manca un po' la cultura, no? Dello start-up, del fondo che insomma crede nell'impresa e quindi dà una mano a questi giovani. Secondo te questa azienda che ha sviluppato in California questi funghi avrebbe potuto fare la stessa cosa magari così velocemente in Italia? La burocrazia in Italia sai quello che è. Io penso che sicuramente un grande aiuto potrebbe arrivarci da una maggiore tutela del Made in Italy, perché poi noi in Italia siamo fortissimi in tantissime cose, se ci pensi già solo il mio prodotto, il caffè, è proprio l'emblema del Made in Italy insieme a altri settori che possono essere il settore della moda o settori ancora più conosciuti. Sicuramente una maggiore tutela del Made in Italy diciamo il cercare di combattere le contraffazioni sempre più crescenti potrebbe essere un grande aiuto alla nostra economia.
Assolutamente sì. Prima abbiamo parlato della tua azienda, la Torrefazione Caffè Excelsior, che ha sede a Busca, nella provincia di Cuneo. Tu ritieni che sia importante avere al proprio fianco le quote rosa? Cioè, mi spiego meglio, perché molte volte si dice, e te lo chiedo perché sei donna, sono donna anch'io, quindi posso capire, è sempre abbastanza difficile riuscire come dire, a competere col mondo maschile, no? Però ritieni che insomma nell'azienda con le caratteristiche come la tua, quindi un'azienda che produce e commercializza caffè, sia insomma importante la quota rosa? Beh, intanto stai parlando con una femminista convinta, cui, guarda, ti dico, per quanto riguarda la nostra attività, gran parte dell'amministrazione è fidata in mano a donne. L'amministrazione, il comparto dell'esportazione, il sistema di qualità è totalmente affidato a donne. Ma ti dirò anche una cosa, che per quanto riguarda l'aspetto, proprio il comparto produttivo, sicuramente ho la possibilità di dire che ho dei validissimi elementi donna che lavorano con un'intraprendenza, un senso di responsabilità, mi portano a termine i lavori alle scadenze prescritte, grande precisione, grande professionalità, quindi ben venga la quota rosa. Sì, io sono fanatica delle quote rosa, anche se chiaramente alcuni lavori più di sforzo chiaramente devono essere affidati al genere maschile. Al genere maschile. Questo mi fa molto piacere. Cari amici, ringrazio molto la dottoressa Nicoletta Trucco per essere stata con noi. Mi auguro insomma che tornerai a trovarci per raccontarci qualche altra chicca del mondo del caffè. Ringrazio molto i nostri ospiti in studio e ringrazio molto chi ci segue da casa, che siete veramente numerosissimi, quindi grazie. Ma prima di salutarvi vorrei concludere con una frase, la nostra pillola di creatività che ogni settimana vi lanciamo, che dice: se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Alcune persone sognano il successo, mentre altre si svegliano e lavorano sodo. Il successo arriva quando l'opportunità incontra la preparazione. Cari amici, ci vediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre con Sfida Vincente. Arrivederci.